quasi tutto pronto per l'inizio di questo sentitissimo 134esimo derby romano. Ancora qualche istante, quasi gremito completamente lo stadio Olimpico, è una serata fresca, non freddissima, condizioni ideali per disputare una partita di calcio. È iniziato il primo tempo di Lazio-Roma, Roma che attacca da destra verso sinistra, entrambe le squadre indossano le casacche tradizionali, giallo-rossa per la Roma, bianco-celeste per la Lazio. Cappioli, prima iniziativa da parte della Roma alla respinta della difesa laziale, ora Winter, il pressing portato da Totti, poi in profondità per Balbo, fermato da Chamot, evitato anche il calcio d'angolo, buono l'arresto di Aldair, ancora i fumogeni impediscono una visuale perfetta, l'intervento di Lanna, ora Tern, un intervento duro ai danni di Totti, lo ha commesso Chamot, rivediamo ancora il giovane Totti che si libera di Chamot, poi l'argentino va a franare sull'avversario, Tern, il ragioniere del centrocampo romanista, affrontato da Fuser, Casiraghi, ancora Tern per Carboni che cerca di sfruttare immediatamente la propria velocità, ora Totti, ancora Carboni che si avvicina all'area di rigore, poi c'è l'intervento di Gottardi, giudicato falloso dal signor Nicchi, ancora un calcio di punizione, questa volta da posizione più vantaggiosa rispetto al precedente, si rialza Carboni che disputa il suo undicesimo derby. Il più esperto in questa statistica è Bergodi, che è alla sua tredicesima apparizione, ancora un calcio di punizione di Balbo che mette in difficoltà Marchegiani, poi aiutato da Chamot, Petruzzi interrompe la trama laziale, lunghissimo il lancio per Del Vecchio che può soltanto assistere alla presa di Marchegiani, Gottardi in avanti verso Casiraghi e probabilmente c'è il fallo di Lanna, delizioso il tocco di Casiraghi e c'è probabilmente la prima ammonizione della serata, primo cartellino giallo per Marco Lanna, barriera nutritissima, si teme il sinistro di Signori, in prossimità del pallone anche Diego Fuser, ma sarà probabilmente il capitano a tentare la battuta, stava cercando di smarcarsi anche Winter che ora si avvicina al muro, va a disturbare i componenti della barriera, ci sono spintoni da una parte e dall'altra, Signori deve retrocedere e vedete come guadagni terreno la Roma cercando di mettere in fuorigioco gli attaccanti laziali, presa non riuscita, ancora Fuser, limite dell'area per Winter che allarga, poi il tentativo di Di Matteo in equilibrio assai precario, conclusione da dimenticare al quarto d'ora del primo tempo, Lazio 0, Roma 0. La grinta di Carletto Mazzone, ancora Cappioli d'esterno verso il mobilissimo Totti che ha di fronte Favalli, una serie di finte per disorientare l'avversario, poi Tern, sempre geometrico lo svedese, Carboni sulla sinistra, il cross al centro per Del Vecchio che si coordina, grandissimo sinistro al volo di Del Vecchio, gesto tecnico splendido da parte dell'ex interista, prontissima la girata, altrettanto pronta la risposta di Marchegiani. Dunque si vede del buon calcio questa sera all'Olimpico, riparte la Roma con Petruzzi, Chamot, il colpo di testa di Signori, poi Carboni verso Petruzzi, sfiora il pallone Signori, ancora Petruzzi,
E certamente Mazzone non avrà gradito questo cincischiare del proprio libero, il colpo di testa di Chamot, poi interviene Statuto, quindi Balbo, attenzione, la replica di Totti, l'uscita alla disperata di Marchegiani che va a mettere una pezza, situazione davvero delicata con Totti lanciato verso la porta avversaria, è uscito fuori dalla propria area di rigore il numero uno laziale, ancora Roma in avanti. Ma questa volta era irregolare la posizione di Balbo inquadrato. Fuori gioco per Abel Balbo, ancora un fallo, gioco continuamente spezzato, ineccepibile la decisione del signor Nicchi, mentre è già in panchina, ha lasciato il terreno di gioco Boxic. Vedremo chi entrerà in campo al suo posto, Rambaudi. La decisione più prevedibile, vedremo quale sarà la collocazione di Rambo nel tridente che ora è composto da Rambaudi, Signori e Rambaudi, Signori e Casiraghi. Al 40° del primo tempo dunque esce Boxic col numero 8, al suo posto col numero 7 Rambaudi. Casiraghi. Buona la coordinazione di Gigi Casiraghi, uno dei più attivi della sua squadra. Rivediamo ancora il suo sinistro al volo, ancora un brivido. Dunque, questa volta per Cervone, era in ritardo Lanna. Coraggioso il tentativo di Casiraghi, anche se la conclusione è terminata lontano dai pali della porta difesa da Cervone. Una superiorità territoriale soprattutto nella fase iniziale di marca romanista. Ora in questo finale di tempo la Lazio si è fatta viva, si è scossa dal torpore iniziale e sta giocando alla pari con i propri avversari. Sta finendo un primo tempo senza gol, però certamente apprezzabile per contenuti agonistici e anche per qualche conclusione tecnica degna di nota. Attenzione Fuser affrontato da Balbo, ancora Fuser, Gottardi affrontato da Carboni, Rambaudi, poi Signori di prima. Ora è la Lazio a prendere l'iniziativa con Casiraghi, Winter, Di Matteo, Bergodi. Siamo al 48°. Dunque siamo in attesa del fischio del signor Nicchi che arriva puntuale. Dunque al termine del primo tempo Lazio 0, Roma 0 nel posticipo della 22esima giornata. Diamo un'occhiata intanto agli schieramenti, non mi sembra di aver visto altre sostituzioni, vi riepilogo dunque le formazioni, Lazio con Marchegiani, Gottardi, Favalli, Bergodi, Chamot in difesa, al centrocampo Fuser, Di Matteo e Winter, il tridente è composto da Casiraghi, Signori e Rambaudi, arbitro dell'incontro il signor Marcello Nicchi di Arezzo, coadiuvato dai signori Fiori e Zuccolini. La Roma in campo con Cervone in porta, Aldair, Carboni, Petruzzi, Lanna in difesa, a centrocampo Cappioli, Tern, Statuto, di punta Totti, Balbo e Del Vecchio. Dunque due tridenti che non hanno prodotto neppure un gol, i più intraprendenti sul versante offensivo, a nostro giudizio Casiraghi da una parte e Del Vecchio dall'altra. La rimessa di Carboni, poi l'intervento di Bergodi, quindi Rambaudi, Lanna, a centro area è appostato Favalli, palla indietro verso Marchegiani, il rinvio di Cervone che è dotato di una battuta lunghissima, palla in effetti oltre la linea di metà campo, lo stop buono di Di Matteo, poi prosegue Casiraghi, Lanna, il tocco all'indietro e arriva provvidenzialmente Aldair a sbrogliare la situazione.
un'incomprensione fra Lanna e il proprio portiere, mentre è rimasto a terra Casiraghi, un'azione da rivedere, il rinvio di Petruzzi, poi ancora fasi di gioco a centrocampo, mentre ha rimediato una botta allo stomaco Casiraghi, se ne avvede Nicchi, ora sarà possibile portare soccorsi al giocatore della Lazio. Col ginocchio Cervone è andato a franare su Casiraghi, intanto Lanna si appoggia sul giocatore della Lazio, poi interviene anche Cervone che guardava il pallone ma è andato a colpire Casiraghi. Vedete anche la situazione dei corner, tiro dalla bandierina con area laziale affollatissima. Totti esce, Marchegiani lo fa maldestramente, Aldair il tiro, palla che sibila al lato. Il rammarico di Aldair, uscita infelice di Marchegiani, ha battuto di esterno destro il giocatore brasiliano. Roma vicina al vantaggio in due occasioni, non perfetta l'uscita di Marchegiani, porta sguarnita, non c'entra lo specchio della porta Aldair, ma in questi primi 20 minuti della ripresa la Roma è stata sicuramente più pericolosa rispetto agli avversari. Fonseca agisce sulla sinistra, è marcato nella circostanza da Gottardi, il colpo di tacco dell'uruguaiano per Statuto che fa viaggiare Totti, affrontato da Grandoni, lotta fisica fra i due, un rimpallo che favorisce in un primo tempo Statuto, poi Petruzzi che esce a testa alta da una situazione abbastanza complicata, il cross telefonato per Marchegiani che non ha difficoltà in uscita. Riparte comunque Rambaudi. Signori, questa volta a destra, si muovono molto le punte laziali. Ancora il capitano, tunnel ai danni dell'altro capitano Carboni. Per Carboni si tratta di un tuffo di Signori, per Signori naturalmente si tratta di intervento falloso dell'avversario. Da queste immagini è difficile appurare la verità. Beh, in effetti allunga il ginocchio Carboni e va a ostacolare l'incedere di Signori, dunque ci sembra giusta anche questa decisione del signor Nicchi. Calcio di punizione in favore della Lazio da posizione che potrebbe favorire il sinistro di Signori, in barriera Petruzzi, Balbo, Fonseca, poi anche Moriero. Parità, quasi parità almeno anche per quanto riguarda i falli subiti. Capitan Signori alla battuta, ancora un conciliabolo fra l'arbitro Nicchi e la barriera romanista. Parte il sinistro di Signori, insidiosissimo, grande intervento di Cervone, grandissima parata di Cervone sul tiro molto insidioso, velenosissimo di Signori, indirizzato all'incrocio dei pali. Dunque finalmente una chance anche per il capitano della Lazio, questa volta Lazio vicina al vantaggio, grande riflesso di Cervone. Sulla falsa riga del primo tempo anche questa ripresa, una parte iniziale da assegnare alla Roma, poi il ritorno della squadra di Zeman, poi un salvataggio sulla linea, mentre c'è il calcio di rigore in favore della Lazio. La grinta di Casiraghi, vediamo cos'è accaduto, lo spiovente, poi il fallo di mano di Lanna, davvero incredibile, distinto, è andato Lanna a colpire il pallone con la mano, attimo di blackout, un rigore nettissimo, inspiegabile l'intervento di Lanna. Davvero un epilogo inatteso di questa partita. Rivediamo ancora il netto fallo di mano di Lanna, dietro di lui c'era Aldair, dal dischetto del rigore Signori di fronte a Cervone. Siamo al 38esimo minuto, breve come di consueto la rincorsa di Signori. Intanto c'è ancora una sostituzione, attimi di nervosismo, esce Totti,
che saluta Favalli. Al suo posto entra in campo Di Biagio con il numero 13, al posto di Totti il numero 13 Di Biagio, mentre l'espressione di Mazzone la dice lunga sul momento di grandissima tensione. A 7 minuti più eventuale recupero dal termine, calcio di rigore in favore della Lazio per un fallo di mano commesso da Lanna, fa rettificare la posizione del pallone sul dischetto l'arbitro Nicchi, parte signori il tiro spiazzato Cervone e signori porta in vantaggio la Lazio al 38esimo, Lazio 1 Roma 0, gol di Signori su calcio di rigore. Rivediamo ancora l'esecuzione del capitano per Beppe Signori, si tratta del gol numero 80 in 4 stagioni laziali, 14 gol in questa stagione, è il suo terzo gol nel derby, è arrivato dal dischetto, dagli 11 metri, non può fare assolutamente nulla Cervone. Rimasto abbastanza isolato Casiraghi, che però cerca collaborazione in Rambaudi, Carboni chiama al lavoro Cervone. Uno screzio fra Cervone e Rambaudi, poi il colpo di testa ancora di Casiraghi, quindi Aldair, Chamot, Aldair, Di Biagio, avanzatissimo Lanna, ancora Di Biagio, quindi Fonseca, il rimpallo favorisce il rinvio di Winter. L'olandese ormai gioca costantemente nella sua area di rigore, ancora un traversone lunghissimo. Winter gioca da centrale, il giocatore olandese, il colpo di testa di Carboni, quindi Petruzzi. Supera la linea mediana del campo, il colpo di testa di Chamot, ultimi tentativi disperati della Roma, Winter, Piovanelli, libera in direzione di Casiraghi e al 50esimo arriva il triplice fischio del signor Nicchi che sanziona la vittoria della Lazio per 1-0 sulla Roma, il match winner signori nel finale di partita su calcio di rigore concesso per fallo di mano di Lanna.